Buongiorno, questo è un nuovo Nella Tutorial abbastanza facile da realizzare sui toni del blu. Realizzarlo, io ho trovato in giro da H&M questo smalto. Ce n'è uno un po' simile dalla Kiko, non c'è il numero, non so dire come si chiama. E ho dato due passate. Poi, sopra questo, per dargli l'effetto luccicoso, stendo questo smalto, questo è della Debbie. Il numero c'è scritto Color Play 38 D430. È trasparente con un sacco di riflessi di tutti i colori. Poi ecco, l'effetto è questo. Lo lasciamo asciugare per bene. Adesso, con uno smalto della Kiko, un colore è un blu viola. Questo è della Kiko, il numero 333. Però qualsiasi smalto va bene. Allora, parto dall'angolo così. Poi ecco così. Lo facciamo asciugare. Dopo con un tip painter color argentato, io ne ho uno della Essence, andiamo a tracciare questa linea argentata. Il risultato è questo. Dopo, con un tip painter, un pennello fin fine di color bianco, andiamo a formare dei petali. È un lavoretto da certosino, diciamo. Allora, così. Più o meno viene qualcosa di simile a questo.
dopo, con uno stuzzicadenti o un ago, qualsiasi cosa a punta, parto dall'interno del petalo. E faccio come una striscettina. Ok. Adesso con l'aiuto del Conad, questo strumento di tortura. Io qui ho messo un fiorellino, poi sulle foto si vede meglio. Due sull'unghia del pollice e sugli altri ne ho messo solo uno qui. Se mette lo smalto sulla formina che si vuole, in questo modo. Poi io prendo una cartina e lo stendo. Si prende il suo tampone, così. Io lo metto in basso vicino all'angolo dell'unghia. Non è venuto un granché, però fa niente. Ecco l'altro. Si vede appena. Questa è la mia webcam, ovviamente. Poi prendo uno strass che andiamo ad applicare qui sul fiore. Faccio vedere gli altri, ecco così. Io l'ho preso di colore giallo perché il blu non si vedeva. Ecco, mi vengono tutti i colori tranne il giallo, perfetto. Ce l'ho fatta. Lo applico qui in centro del fiore. In questo modo. E per finire la cosa più facile, una passata di top coat abbastanza abbondante, così la nail art dura molto molto di più, lo strass rimane. Ed ecco, questo è il risultato finale di questa nail art.
Vi ringrazio per avermi seguita e alla prossima volta.